Il cassetto del comodino era socchiuso e sbucava un quaderno un po' lacero, di pelle verde scura, con dei ricami dorati e il dorso nero. Non ho resistito e l'ho aperto. Era il suo diario. Vorrei, con la mia pittura, con i miei colori, consegnare al mondo, senza che lo sappia, questa forza d'eternità, questo scatto che dà il pennello mentre distendo un giallo e un verde sulla tela, mentre strappo un angolo di cielo in attesa dell'arrivo della notte completa. Ormai non c'è più tempo per me, Teo, perché tutto verrà compreso in un tempo lontano, quando più io non sarò. Sento che mi sto abbandonando al mio destino, preso dalla corrente, eppure continuo a lavorare, eppure continuo a dipingere.